Buona la prima da tre punti in attesa del campionato e della sfida con l'Ancona Matelica. L'Adriatico Giovanni Cornacchia, il Pescara di Oteri, supera l'Olbia grazie alle reti segnate nella ripresa da Galano e Cancellotti. Finisce 2-0 contro i Sardi, vittoria meritata per la formazione del presidente Daniele Sebastiani. Il tecnico biancazzurro ripropone il modulo 3-4-3 e per 10 undicesimi la squadra scese in campo a Castel di Sangro con il Napoli e con l'unica variante di Di Gennaro a difesa dei pali al posto di Sorrentino. Gli ospiti rispondono con il 4-3-1-2 in campo. L'abruzzese Manuel Giandonato si gioca su un campo in pessime condizioni e di fronte a poco meno di 2000 spettatori restano fuori, come annunciato, i Pescara Rangers. Prime battute di gara con i neri ospiti pimpanti. Al 17esimo però il Pescara è pericoloso con Zappella, che servito da Bocic calcia in area trovando la deviazione in corner di Ciocci. Passano due minuti e tocca a Memushai dai 20 metri ciabattare una conclusione al lato. Con il trascorrere dei minuti il Delfino cresce, ma al 22esimo Giandonato serve il pallone a Ragazzu, che poi lascia King Udo, che in area calcia addosso a Di Gennaro, che salva. Al 23esimo la risposta dei padroni di casa è veemente con Bocic, che crossa per De Marchi, che prima di testa e poi con i piedi trova per due volte la risposta del portiere sardo. La gara è vivace con i giocatori di Pescara ed Olbia, che giocano a buon ritmo nonostante il caldo. Fra i più attivi in casa Pescara c'è Bocic, che al 31esimo prende la mira dalla distanza, mancando però lo specchio della porta. La formazione di casa spinge e si rivede al 43esimo ancora con De Marchi, che con un'incornata prepotente chiama Ciocci ad un complicato salvataggio in angolo. Nella ripresa si riparte senza cambi. All'ottavo minuto Memushai di rabbia in area, ma Ciocci è ancora reattivo. Preme la squadra di Oteri, che al 13esimo va vicina al vantaggio con De Marchi, che però mette a lato su angolo di Pompetti. Al 17esimo arriva il turno di Cristian Galano, che prende il posto di Bocic, e De Marchi per De Grazia con Dursi, che passa al centro dell'attacco. I biancazzurri premono senza soluzione di continuità, ma il risultato non si sblocca con l'Olbia tutta arroccata in difesa. Il Pescara assedia la porta sarda e al 26esimo è proprio Galano, su assist di Pompetti, a toccare quel tanto il pallone in area per mettere fuori gioco il portiere dell'Olbia e realizzare la rete del meritato vantaggio. Applausi per l'attaccante pugliese, che era stato fischiato al suo ingresso sul terreno di gioco. Il Pescara non si accontenta e alla mezz'ora Memushai manca di pochissimo il bersaglio grosso. Bisogna però attendere meno di due minuti per il raddoppio griffato da Cancellotti su angolo di Pompetti. Il Pescara è sul doppio vantaggio e al 33esimo in campo c'è anche Busellato per Memushai e poi Marilungo per Dursi. Gara quasi in ghiaccio con gli ospiti incapaci di reagire ed il Pescara vicino al tris con Busellato. Al 93esimo Pescara batte Olbia 2-0, ma il pensiero va già al campionato. Due la partita e la 0 di Cancellotti. Questa è una grande piazza, è normale che si viene da due anni non felicissimi, è normale che ci sia pessimismo, è normale che noi non ci dobbiamo lamentare proprio di nulla, se qualcuno fischia, se qualcuno ha qualcosa da ridire, è normale, la delusione dei tifosi c'è, ma dobbiamo essere noi bravi, come col nostro attaccamento, col nostro giocare come si deve a calcio, col nostro impegno, portarci dietro piano piano dalla nostra parte, che poi è la parte di tutti, la tifoseria, che è una tifoseria importante, di che parliamo, quindi cioè, mi è sembrato troppo ovvio. Cominciamo un percorso nuovo, abbiamo cominciato, finito, si resetta e si comincia e si continua. Questi due giocatori fanno parte del nostro contesto, per quello che mi riguarda, personalmente sì. Poi in questo periodo di lavoro hanno espresso altri desideri e poi forse nell'ultimo periodo si sono resi conto che questi desideri magari non sono facili e magari si potrebbe avere la voglia di rimettersi in discussione e di riprendersi loro assieme a tutti gli altri, di riprendersi un qualcosa che è stato perso e che ha perso la città e che ha perso la società e che insomma anche loro hanno perso. Per me sono due giocatori importanti. Poi la società è sempre stata disponibile, secondo me abbiamo fatto anche un buon mercato perché abbiamo ringiovanito, sono tanti ragazzi che fanno parte in pianta stabile di questo gruppo e sono ragazzi anche che hanno qualità e che vengono anche dal settore giovanile, a cui faccio i complimenti, perché io sono arrivato qui, ho trovato un terreno fertile, da questo punto di vista vuol dire che il lavoro è stato fatto bene e la società non si tirerà indietro, è inutile adesso andare a fare dei nomi, abbiamo necessità di...
abbiamo necessità di riassortirci, abbiamo necessità di recuperare tutti, alcuni giocatori come Busellato e Galano, tanti momenti sono stati a parte, come Bosic e De Marchi erano reduci da piccole problematiche, abbiamo Giambò fuori, è un altro giocatore che ha qualità importante, sono arrivati da poco giocatori altrettanto importanti come Ingrosso o come Lanes che è arrivato un po' prima, però lo abbiamo gestito in questi 5-6 giorni, avremo bisogno di tutti e di sicuro la società non si tirerà indietro, faremo le opportune riunioni per trovare, il mercato si chiude a fine agosto, qualcosina dovremmo prendere, ma soprattutto tutti quanti dovremmo vivere il senso di appartenenza veramente a questa maglia, a cui dobbiamo portare un grandissimo rispetto.